Buongiorno amici, mi hanno chiesto come disegnare un'ortensia e io ho risposto che l'ortensia non va disegnata, va dipinta. All'inizio del video avete visto il dipinto sulla sinistra e adesso vedete che sto facendo delle pennellate quasi rettangolari, che sembrano molto astratte e che con l'ortensia per ora non hanno niente a che fare. Però piano piano, esattamente con queste pennellate, con lo stesso pennello piatto, sintetico e morbido della Pebeo, che costa niente, i petali prenderanno forma e l'ortensia prenderà forma. E in realtà, più che i petali, io sto cercando di dipingere il carattere di questa pianta, perché ogni fiore ha le sue caratteristiche, e queste sono più importanti dei particolari. Già i petali stanno prendendo forma, già i singoli fiorellini stanno prendendo forma. Pulisco solo la fine del pennello dal marrone che mi ha sporcato il rosa e continuo con questo rosa. In questo caso il rosa arricchisce il verde arricchisce il rosa. Il verde arricchisce il rosso arricchisce il verde. È un gioco di colori, è un gioco di chiaroscuro. E ovviamente vado a sfumare un pochino per non lasciare il dipinto rigido, perché un fiore non può essere rigido, secondo me. Sto definendo un pochino i petali, ma in realtà quello che sto facendo è veramente un gioco di colore e di chiaroscuro. Con la tecnica alla prima, è tutto possibile. E secondo me non tanto difficile. Ovviamente questo non è un fiore da dipingere per principianti. Ovviamente un po' di dimestichezza con le pennellate, con i colori, ci vuole forse anche un po' di più, eh. Non dico che dipingere l'ortensia è facile, ma nemmeno tanto difficile quanto può sembrare. E sì, sembra difficile perché sono tanti fiorellini, tanti petali. E se io uno deve disegnare petalo dopo petalo, diventa un lavorone. Che poi non so nemmeno quanto sarebbe buono il risultato. Alla fine, voglio aggiungere questi piccoli pallini che ci sono nei centri dei fiorellini, e un unico particolare nel fiorellino verde, neanche tanto definito il particolare. Con un colore un po' più verde giallo, di cui ho fatto riflessi qua e là. Ecco le palline e l'ortensia è finita. Il video completo del dipinto lo potete trovare sulla mia pagina Patreon, e dove siete benvenuti. Grazie per essere stati qua.